Bentornato, benvenuto a questo appuntamento quasi quotidiano, caro osservatore del cielo. In questo video parleremo in particolare della superluna. Se non vuoi perdere altri appuntamenti col firmamento, iscriviti al canale. Oggi è martedì 7 aprile 2020, secondo giorno della quindicesima settimana, 98esimo giorno dell'anno, giorno giuliano modificato 58.946. Stasera la luna farà capolino alle 19.05 minuti. A quest'ora il sole sarà ancora sopra l'orizzonte, ma prossimo al tramonto, che avverrà precisamente alle 19.45. Non molto dopo, alle 28 minuti, il nostro caro e amato satellite si troverà al perigeo, esattamente a 356.909 km da noi. La Luna, infatti, ruota attorno alla Terra su un'orbita ellittica, cioè un'orbita che ha una minima e una massima distanza dal centro. La massima distanza si chiama apogeo, la minima è detta perigeo. Questa sera, alle 28 minuti, la Luna si troverà nel punto più prossimo alla Terra e dalle nostre città la vedremo in direzione est, ancora avvolta tra le prime luci del giorno, bassa sull'orizzonte. Ci apparirà grande e bella illuminata, anche se ad uno sguardo attento ci accorgeremo che non è proprio piena. Ma questo non ci deve rattristare, perché comunque possiamo vedere questo momento come un bellissimo abbraccio planetario. Stanotte la Luna passerà al meridiano all'1:16 minuti, illuminata al 99,8% e si troverà nella costellazione della Vergine, a circa 10 gradi da Spica, la stella più luminosa della costellazione zodiacale che la ospita. Il plenilunio è il momento esatto in cui la Luna sarà illuminata al 100% e accadrà precisamente alle 4:35. Ecco, potremmo dire che questo è il momento della superluna, la superluna più superluna del 2020. In realtà poco importa, quello che per me conta è che vi venga voglia di alzare lo sguardo al firmamento e ammirarlo, magari proprio partendo dalla Luna e andando alla ricerca di qualche stella, come per esempio Spica, oppure qualche altra costellazione. Domani 8 aprile le prime luci della nostra stella ci faranno compagnia dalle 5 a minuto, dominando sempre di più il cielo fino alle 6:44 quando il sole sorgerà. Alle 7:15 minuti la Luna ci lascerà dopo averci regalato questo magnifico incontro ravvicinato. Io sono Luca, vi ringrazio per aver guardato questo video e come sempre vi auguro buonanotte e buone stelle e anche buona Luna.